uscito il video ufficiale di Lunedì, il nuovo singolo di Salmo estratto dal suo ultimo album Playlist. Più che una semplice clip, sarebbe meglio parlare di un vero e proprio cortometraggio della durata di quasi 8 minuti che vuole rappresentare lo stato d'animo del rapper che si sente smarrito e in continua lotta contro la vita. A interpretare il bene e il male sono l'attore Alessandro Borghi e lo stesso Salmo, che già da qualche tempo ha rivelato la sua passione per la recitazione. La traccia è densa di significato. In un'intervista rilasciata per Rolling Stone, ha svelato come essa sia stata la prima canzone scritta per quest'album in un periodo dove si sentiva perso e non capiva più chi fossero le persone a volergli davvero bene. È una canzone di rara profondità e introspezione, scritta evidentemente in un momento tanto delicato quanto sentito. Il testo racconta delle preoccupazioni più pesanti dell'artista, che si sente perso e lotta contro la vita. Quando non si hanno più certezza e punti di riferimento, è facile smarrirsi e abbandonare se stessi. La canzone è una sorta di climax ascendente, nel quale il flusso di coscienza di chi scrive si fa sempre più dirompente e pesante. Così, il pezzo parte con un flow tranquillo, che pian piano diventa sempre più tormentato. Il punto di rottura è dato dall'inizio della seconda strofa, che rispetto alla prima contiene immagini più violente, pessimiste e inquietanti. Sempre nella seconda parte si notano dei versi che vengono cantati, spezzando le parole e che vanno di pari passo con l'umore della canzone. È come se quelle frasi fossero strozzate, dando un effetto angosciante. Tutto così complicato. Certi giorni gioco all'impiccato come Giorgi, mentre conto i soldi, e penso quando galleggiavo nella fogna con Giorgi. Questa trottola che gira non si ferma più, mi ricorda che sto incubo è così reale. Questo è uno dei periodi migliori della canzone. In poche righe riesce a fotografare ben più di uno stato d'animo in maniera tanto dettagliata quanto poetica. Infatti, sono presenti ben 3 citazioni, ritagliate ad hoc per ciò che chi scrive ha voluto esprimere. Nonostante che sia riuscito ad ottenere una situazione economica agiata, non è in grado di stare bene con se stesso e quello che lo circonda. Non bastano i soldi, se poi tutto ciò che ti gira intorno non ti dà la certezza e la serenità desiderata, se nonostante tutto non riesci a trovare punti di riferimento e ti senti costantemente solo fuori luogo. Anche il ritornello ha molti spunti interessanti. Partendo dal primo verso, già risulta evidente l'umore del cantante che esprime sensazioni di smarrimento e solitudine, riuscendo, come per il resto della canzone, a non cadere mai nel banale e senza sacrificare la parte lirica ed estetica del testo. Singolare è la ripetizione della barra «La gente come me morirà da solo» come conclusione del ritornello. L'effetto che vuole ottenere lo scrittore è evidenziare il concetto che vuole esprimere: isolamento, solitudine e incomprensione. Trattare un argomento come quello di questo pezzo non è semplice proprio per il rischio di cadere nella mediocrità e nella banalità. Eppure non c'è un singolo secondo che trasmette tali emozioni. Questo è dovuto alla capacità di Salmo di essere profondo in ogni barra e trasmettere una grande introspezione all'ascoltatore. La scrittura, si sa, è uno strumento consigliato per combattere stati d'animo tormentati e uno sfogo del genere potrebbe essere stato necessario al fine di superare il momento buio vissuto. Non è comune vedere Salmo mettersi a nudo così tanto nelle sue canzoni e toccare i suoi nervi scoperti a tal punto, ma forse è meglio così, perché se questo è il risultato, ha fatto bene a farci aspettare. Lunedì di Salmo è senza dubbio una delle tracce migliori della carriera del fondatore di Macete. La traccia è interessante sotto tutti i punti di vista, sia tecnico che contenutistico. Il rapper sardo dimostra in tutto il disco di essere capace di produrre e creare qualsiasi traccia. Tutti vogliono un pezzo, scrive. E infatti, ecco che nella playlist di Salmo non poteva mancare la poesia, messa non a caso a conclusione del disco. Ti ringrazio per aver visto questo video e ti invito a lasciare un commento o una tua opinione.